È stata inaugurata la seconda TAC all'ospedale di Lanciano, ubicata nel reparto radiologia diretto dal dottor Mario D'Arcangelo dopo gli opportuni lavori di adeguamento. Si tratta di un tomografo assiale computerizzato 64 strati che può lavorare a 128, che permette di effettuare esami molto importanti di notevole qualità. È dotato anche di pacchetti di ricostruzione delle immagini in 3D e di software per l'angioTAC e ColonTAC. Assessore Nicoletta Verì, il taglio del nastro per la seconda TAC all'ospedale di Lanciano, ma nell'incontro con i giornalisti si è parlato anche del potenziamento dell'organico di questa realtà. Sì, passo all'incremento delle attrezzature che stiamo portando avanti presso l'ospedale Renzetti, un ospedale di primo livello, lo voglio ribadire. Porteremo avanti la possibilità di assumere attraverso i bandi, attraverso i concorsi, non solo i primari, ma anche tutti i medici di cui questo presidio ha bisogno. Abbiamo messo in atto tutte le procedure, non solo da un punto di vista di medici, ma anche da un punto di vista sanitario. Portiamo avanti i concorsi, li concludiamo per quanto riguarda gli infermieri, gli operatori sociosanitari, ma soprattutto stabilizzeremo quel personale ancora precario. A chi dice che questo ospedale viene spogliato, insomma, in questo periodo, lei cosa risponde? Questo ospedale ha risposto in un momento pandemico in maniera precisa e attenta, non solo questo ospedale, ma tutta la regione Abruzzo. Abbiamo evitato in questo momento di sospendere quelle attività chirurgiche importanti per la nostra regione relativo ai pazienti non Covid. Siamo una delle poche regioni a livello nazionale, grazie a una rete che si è costituita tra i vari presidi ospedalieri di questa ASL. Adesso incrementiamo, rafforziamo questa struttura e quindi quei risultati che avremmo voluto condurre anche noi in minor tempo hanno avuto un impegno da parte nostra, hanno determinato un maggiore impegno per via del Covid, ma adesso recupereremo senz'altro questo spazio e questo tempo.